È venuto stanotte, ha fatto una strage. Era grosso, nero, è scappato di là. Che ha fatto quella pecora lì? Ci ha mozzicato l'orso. Quando? 3-4 giorni fa. Questa me l'hanno ferita qua e due se l'hanno mangiata. Arriva alla mandra la notte, figlia, se le prende per forza. Ci stanno i cani, ci baiano, ma i cani hanno paura. C'era uno, ci ho sparato pure. Ci ho sparato a fianco, ha fatto 3-4 barzelloni e poi è cascato in un burrone. Ma faceva l'altezza 2 quintali quando l'ho pesato. 2 quintali. L'altezza faceva 2 metri faceva. E come mai gli ha sparato? L'ho sparato perché mi aggrediva le pecore. Ah sì? Ah no. Rincorretelo! Ammazzatelo! Queste sono cose che si verificano spesso. Quattro amici stiamo facendo questa singolare vacanza di attraversare a cavallo il Parco Nazionale d'Abruzzo. Abbiamo visto cose molto belle, ma abbiamo sentito anche delle cose veramente strane. Qui, sentendo la gente del paese, ci dicono che accadono dei fatti molto curiosi, molto strani e anche preoccupanti. Lei, dottor Tassi, che da qualche tempo è stato nominato direttore dell'ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, ci sa spiegare quali sono questi fatti strani? Penso che lei alluda ai danni dell'orso, che rappresentano un fatto abbastanza frequente di questi tempi, perché questo grosso animale, che ha molto bisogno di mangiare, non trova più alimentazione nei boschi, dato che tutte le risorse a cui attingeva sono distrutte. Ma penso che non sia un fatto particolarmente grave. Quest'anno abbiamo trovato anche il modo di assicurare un indennizzo attraverso l'intervento del World Wildlife Fund a tutti quei pastori che hanno perduto qualche pecora a causa dell'orso. Dico, ma scusa, non mi sembra che sia solamente l'orso che faccia dei danni in questo parco. Dico, basta affacciarsi da queste finestre per vedere quello che è successo qua attorno, con la distruzione totale del paesaggio. Queste centinaia di villette, quei due affari là sopra, mi sembra che siano queste i veri grossi guai, i veri grossi danni che si fanno a questo parco. Certamente, questo qui è uno dei fatti più gravi e sono cose assolutamente inconcepibili per un naturalista e anche per qualsiasi straniero che venga qui pensando di incontrare un santuario della natura, cioè una zona assolutamente protetta rigorosamente da ogni intervento umano distruttivo. Oltre ai tagli, diciamo così, che ha visto lei, probabilmente quei tagli che i comuni effettuano per permettere alle popolazioni di riscaldarsi, ancor più gravi sono i tagli abusivi che sono stati effettuati, per esempio per costruire delle piste da sci. Già, ma scusa, per le piste da sci basta dire che hanno tagliato più di 30.000 pianticelle di faggio e 7.000 piante adulte, poi con quel sistema che tu sai benissimo. Esatto, certo. Infatti ho sentito dire che per camuffare un po' questo abuso usano cospargere sul ceppo dell'albero abbattuto dell'olio o del catrame. In modo che sembrino dei tagli fatti di vecchia data, sì. Ma per fortuna la cosa è stata scoperta e adesso è nelle mani dell'autorità giudiziaria. C'è da sperare che ci sia una sentenza esemplare che perlomeno possa dissuadere dal ripetere queste cose in avvenire. Comunque altri alberi, per esempio, sono stati tagliati per costruire strade. Basti pensare che ci sono più di 200 km di strade dentro il Parco Nazionale che possono essere percorse dall'automobilista senza scendere dalla sua automobile. E naturalmente tutto questo porta un disturbo notevole a un ambiente che dovrebbe essere quanto più possibile silenzioso, tranquillo, protetto per la riproduzione degli animali. Quindi lei vuole un parco chiuso, non visitato da nessuno, lontano, recintato. Qui la gente invece non si tratta di metterla. L'incremento turistico possa portare un po' di denaro, un po' di ricchezza a queste zone che sono molto povere, sono tra le più povere. Secondo me le due cose si potrebbero conciliare. È certo che andando verso il turismo nella maniera in cui ci si va oggi, cioè costruendo dei palazzi che sono degni della periferia della peggiore e più squallida città, non si incoraggia certamente il turismo. Il turismo si potrebbe incoraggiare certamente offrendo delle possibilità ricettive, queste che oggi non si offrono perché fra l'altro si prevedono soltanto residenze private, siano essi appartamenti in grossi palazzi o villini, ma anche e soprattutto conservando quella che è la vera ragione d'essere, l'essenza del turismo, e cioè una natura per quanto possibile intatta, una fauna che in fondo non si ha occasione di vedere molto spesso in tutta l'Europa. Noi abbiamo i grossi carnivori, qui abbiamo il lupo, l'orso.
Dico, basta pensare poi che i parchi nazionali all'estero sono delle enormi fonti di turismo. Sono una miniera di denaro. Non sono fatti così per tutelare l'orso o il camoscio, ma per portare denaro, soldi, uno sviluppo economico reale alle popolazioni. Quindi lei pensa ad un turismo che consideri il parco come una cosa propria e che ci si avvicina con rispetto? Certo, il quale turismo potrà naturalmente visitare il parco, penetrare in certe zone, ma dovrà farlo sempre in funzione della conservazione di queste zone, non dicendo soltanto, che bella questa zona, mi ci voglio costruire una casa. Al momento stesso in cui la casa è costruita, la zona quindi non è più bella. Visitandolo a piedi o a cavallo come facciamo noi? Come si fa del resto anche nei parchi stranieri. Non è vero che non ci siano persone desiderose di questo. Io ho moltissime richieste, per esempio, di conoscere quali sono gli itinerari pedonali da percorrere nel parco d'Abruzzo, ma non posso neppure pensare di indirizzare dei turisti su una montagna dove incontreranno una fila enorme di automobili, turisti disordinati che lasciano rifiuti in ogni dove, che accendono fuochi, che incidono con il coltellino o la corteccia dell'albero per scrivere il loro nome, insomma tutto quel tipo di turismo deteriore. Ma l'orso c'è ancora qui? Se, certamente ce ne sono, ma purtroppo ce ne sono di più al di fuori del parco che all'interno, perché i confini del parco d'Abruzzo sono assurdi, è impossibile costringere un animale come l'orso, il quale deve viaggiare parecchio per trovare da mangiare, a restare sempre all'interno di un territorio così mal delineato. Ma adesso noi per vedere l'orso che itinerario dovremmo fare? Beh, io credo che dovreste... Noi vogliamo vederlo e al massimo fotografarlo, non per cacciarlo. Noi in genere teniamo abbastanza riservati i punti dove l'orso si può vedere. Comunque possiamo farvi accompagnare da qualche guardia del parco. Okay, ci sveli un po' questo. Sì, nei punti, in qualche valle dove l'orso compare più di frequente, potrete, se avete fortuna, naturalmente la cosa non è garantita, riuscire anche a vederlo e a fotografarlo. La cosa è più facile soprattutto nella primavera e nell'autunno. D'estate è più difficile, dato che il folto della vegetazione gli offre dei nascondigli molto, molto comodi. Comunque sono 60, se ti interessano, gli orsi sono 60. Per quanto l'abbiamo cercato, l'orso non siamo riusciti a trovarlo. Ne abbiamo visto qualcuno, ma era in bronzo, sulle fontane o disegnato sugli emblemi turistici di Pescasseroli. Comunque l'orso c'è, almeno così dicono. Per trovarlo occorre molta pazienza, molto tempo. Basterebbe passare una settimana in uno stazzo con i pastori e prima o poi questo scontroso personaggio sicuramente si farà vivo. Ma tu quando hai cominciato a venire qui? Io 10 anni fa. Non conoscevo assolutamente l'Abruzzo, ma immaginavo che fosse una regione da visitare a piedi o a cavallo. Infatti è stato così. Ormai sono 10 anni e sono sempre tornato qua a passare le mie vacanze. Ma capisco perché vieni tu qui, sei un appassionato di equitazione, ma Fabbrini, che è un architetto, lui è uno studente universitario, perché non vanno nei posti dove vanno tutti? Il motivo principale è perché noi amiamo molto i cavalli e il cavallo in campagna, nel suo ambiente naturale, e poi per evadere dal traffico cittadino, da tutto quello che è la vita in città, capisci? Ma non è un po' uno snobismo questo del cavallo? No, assolutamente, perché se volessi fare lo snob andrei in qualche maneggio noto a farmi vedere dalle figlie di papà. Se volessi suggerire a qualcuno di ripetere il nostro itinerario, che cosa si potrebbe consigliare? Non so, per esempio, sarebbe necessario andare a cavallo molto bene. Un allenamento ci vuole, ma si può anche acquistare in pochi giorni. D'altra parte, sai, andare a cavallo non vuol dire montare dalla mattina alla sera, si fa tante volte anche cavallo a mano per appunto farlo riposare un po'. Poi la difficoltà dei percorsi, si possono fare da 40, 60, 80, 90 chilometri, ma a volte se ne fanno anche 10 o 12 in montagna, non di più. E poi l'equipaggiamento per un giorno di marcia è molto semplice, sta tutto nella tasca della sella, invece per una passeggiata, un viaggio di 3-4 giorni, occorrono tende, occorre vettovagliamento, occorre tutto il resto. Questi camusci meritano di vivere. Sono riusciti a sopravvivere ai continui attentati, in un habitat che per loro si fa sempre più ristretto e difficile. Come si chiama lei? Moretto.
Loreto, e che fa in giro qui per il parco? E raccoglie le erbe medicinali. Lei è la prima persona che incontriamo dopo 3 giorni che andiamo in giro per il parco? Sì, perché mantengo per il basso. Per il basso? Così, ma qui siamo piuttosto in alto. No, in basso, perché d'altronde stanno anche le vette qui. Vanno per sì, le vette. Ma qui siamo anche vicini alla zona dei camusci. Bene, ho capito. Ma senta, i camusci stanno più alti di noi, stanno. Ma è vero che c'è gente che va a ammazzare i camusci? E come ci stanno? I bracconieri. Ma però da dove? Qui da Pescasseroli? Ma saranno tutti i paesi del parco, si dice. Senta, quanto rende un orso ammazzato? Beh, un orso, per sentire i vecchi che raccontano, questi vecchi pastori, potrebbe valere anche 500 euro una pelle dell'orso. La pelle dell'orso. I vecchietti che raccontano anche le cose di prima, Mezzo milione una pelle d'orso. E un camoscio quanto rende? Un camoscio potrebbe essere 100.000 euro se uno lo porta a un bar oppure ci fa un invito così di stile, non so come dovrebbe fare. Insomma, con un camoscio si può fare anche 100.000 lire. Sì, sì. Senta, c'è molta gente che ammazza gli orsi e i camusci. Beh, la gente non sarà mica morta, era qualcuno forse. Quanti sono questi bracconieri? Lei li conosce? No, io li conosco così, ma non li conosco veramente. Su coraggio, io non le chiedo i nomi. No, no, capito, capito. Quanti ne conosce lei? Ce saranno pure a Pescasseroli 3 o 4 bracconieri, gli stessi cacciatori forse faranno lo stesso. 3 o 4 soltanto a Pescasseroli? Ma quelli là non e vanno a morte. Ognuno di questi quanti animali ammazza in un anno? Beh, questi veramente ammazzano gli animali piccoli, tu sa. Cioè i camusci quando sono piccoli? No, i camusci non ci stanno per noi al Pescasseroli, i camusci sono pochi, i camusci stanno qui. Stanno da questa parte? Da questa parte c'è il villetto a Barrea che frequenta le nostre, questa zona. Ma ogni anno, secondo lei, quanti camusci e quanti orsi vengono ammazzati? Veramente non si può cifrare la faccenda, ma si capita sempre, specie i caprioli che sono più adattabili, che le mangiano, non so, qualche centinaio sempre li piglieranno forse. Qualche centinaio? Li piglieranno, sì. Di camusci? Sì, che li piglieranno. Come e di orsi? Ma di orsi sì, è poco mangiabile, ma siccome la pelle dice che vale, raccontano questi vecchietti, sì. Lo prendiamo per l'orsi più poche. Perché sono distrutti durante i tedeschi, sono più pochi, sono tutti a levarama. Non ce ne stanno quasi ci stanno, più. Ma sono tutti allievi di pochi anni. Sono tutti cuccioli, sono piccoli? No, c'erano 7-8 anni, poi c'era pure qualcuno che ha 20 anni dopo la guerra. Prima c'erano gli orsi che avevano 50 anni, ci stavano. Proprio orsi che avevano fatto la vita nelle montagne e stanno vicino ai stazzi, là dove stanno le pecore a dormire. Adesso di orsi così vecchi non ce ne sono più? No, si vecchiano più. Del parco sorge il massiccio della Camosciara, un maestoso e selvaggio anfiteatro di creste e di profondi burroni coperti da fitti boschi. È uno degli angoli più grandiosi e pittoreschi del parco. Qui tra i 1500 e i 2200 metri vivono i camosci d'Abruzzo, una razza diversa da quella delle Alpi per la grandezza delle corna e per il disegno delle macchie bianche ai lati del collo, che i naturalisti hanno chiamato rupicapra ornata. Durante la guerra, un bracconaggio feroce ne ridusse il numero a poco più di una decina di esemplari. Ora sono circa 200 e il salvataggio di questa varietà rara e preziosa rappresenta un merito indiscusso del rinnovato Parco d'Abruzzo. Sulla Camosciara e sul massiccio della Meta, i camosci adesso sono al sicuro, protetti dalle guardie e rispettati dagli abitanti, che giustamente ne sono orgogliosi e li considerano un prezioso ornamento delle loro montagne. Regina delle rocce impervie, circondata da quella maestosa solitudine propria delle montagne abruzzesi, l'aquila reale è ancora comune sulla Meta, sul Petroso e sulla Camosciara.
Ma l'orso, la grande fiera del parco, non si fa vedere, eppure c'è. Ecco qui due guardie che vanno a fare niente meno che il censimento degli orsi. Questo plantigrado durante l'inverno si rifugia per parecchi mesi in profonde caverne, dove cade in letargo. Le guardie, all'inizio della primavera, fanno il giro delle tane che hanno individuato e controllano se sono state abitate. Benché sia un grosso animale munito di forti artigli e denti, l'orso si accontenta di tutto: bacche, radici, frutta selvatica, insetti, piccoli animali. Purtroppo il disboscamento e la conseguente distruzione del sottobosco riducono sempre più l'ambiente adatto a questa timida fiera. In questa tana le guardie hanno trovato le tracce di un grosso orso. Ma come fanno a saperlo? Lo domandiamo al capo guardia che ha faticosamente raggiunto la tana numero 5. Senta, brigadiere. Dica. Che sta facendo? Sto notando se la tana numero 5 è stata abitata in questo inverno. E c'è stato l'orso? Sì. Quanti? Beh, c'è stata la mamma con due piccoli. E da che se ne accorge? Me ne sono accorto qui nel giaciglio, dall'erba secca e dagli escrementi. Quando ci va l'orso nella tana? Beh, nelle prime neve nell'autunno. E che cosa succede? Beh, succede lì che rimane dentro, qui rimane tutto coperto di neve, poi rimane un buco per la respirazione dell'animale. Tocca, voglio, su, tocca, carpe, su! Tocca, yame, forza su. Ma la presenza forza, dell'orso yame, è convalidata soprattutto dai danni che l'animale provoca agli agricoltori e ai pastori. L'orso, che si nutre di erbe e di bacche, quando vede tutte queste pecore, ogni tanto perde il controllo e si avvicina. Poco tempo fa la combinata grossa ai danni di questo pastore, Carmine Antonio. L'orso è venuto alla capanna e si è venuto a buttare dentro al tetto, ha scoperchiato il tetto. Quando ha scoperchiato il tetto è andato giù. Io sono venuto la mattina qua e ho trovato il fragello. Ma che cosa hai trovato? Tutta la pecora ammazzata dietro alla porta. Io sono spingiato alla porta e non potevo aprire perché le pecore erano tutte alla porta. Ma quante erano? Erano 47. Tutte morte? Tutte morte. Ma come credi che sia entrato l'orso? L'orso ha scoperchiato il tetto, verso giù la macerina e si è buttato a terra, dentro alla parte della cova. Io... Non credeva manco era l'orso. È venuto una compagna mia e mi disse: guarda, a donna ha risalito l'orso. L'orso è risalito qua, ci aveva tutti i fili come aveva risalito là. Senti, ma tu li vedi di notte gli orsi? Di notte non li vedo mai, ma li sento sempre qua attorno, spessi, stanno sempre qua attorno. Ma perché vengono? Vengono perché vengono, vogliono ammazzare le pecore. Senti, e che fai quando vengono? Metto a gridare, grido... Ci abbiglio su una presse, a lucca i cani, tengo coraggio ai cani. Quello che dice Carmine Antonio è vero, circa il danno dell'orso alle sue pecore. È stato un caso del tutto eccezionale, non è questo il comportamento dell'orso. A differenza del lupo, preleva la sua pecora e se la porta via senza curarsi dei pastori e dei cani. Oggi abbiamo alcune manifestazioni di danni non consueti che mai si erano registrati in passato. Questa di Carmine Antonio può trovare varie spiegazioni, fra l'altra quella che l'orso si trovò sul tetto di questa capanna in pendio, forse con l'orsacchiotto vicino, capanna non custodita, forse il suo peso arriva alle volte a 2 quintali, l'orso fece cadere l'orso dentro queste 4 mura, quindi possiamo immaginare lo spavento che forse fu più dell'orso che delle 40-50 pecore belanti. Quindi si trattava di risalire e la risalita dovette costare la vita a parecchie di queste pecore o molte ferite alle altre e quindi comunque la loro distruzione. Il pastore che un tempo accettava questo danno con molta tranquillità, oggi lo considera per quello che è in rapporto ai suoi diminuiti mezzi, quindi potrebbe reagire. Qualche volta forse ha reagito, anche se se n'è pentito, perché i rapporti tra gli orsi e tutte le nostre popolazioni sono buoni, cordiali. Carmine Antonio, se vedi l'orso che gli fai? L'ammazzerebbe. L'ammazzeresti? Che ci avrei a fare?
se no mi si mangia a me. Prima che mangia a me, ammazza lui. Bravo Carmine Antonio, arrivederci. Arrivederci. Ce la fa. Quanti orsi ci sono nel parco? Nel parco abbiamo certamente una sessantina di orsi nel perimetro del parco e oltre 20 orsi fuori di questo perimetro, attorno a questo perimetro. Secondo lei, brigadiere? Secondo il censimento di una ottantina. E secondo lei quanti orsi ci sono? E sono due specie, c'è una specie che mangia delle pecore e un'altra specie che mangia dell'erba, si nutrisce d'erba. Sì, va bene, questo l'ho capito, ma quanti sono? Una cinquantina. E secondo te, Carmine Antonio, quanti orsi ci sono nel parco? Ne stanno parecchi orsi. Ma quanti? Ci stanno delle migliaia. Migliaia? Va bene, tanto. Vengono tutte le notti qua, di giù, su, qua, turno qua alla capanna. E stanno sempre che se uno buttare dentro le pecore. Insomma, gli orsi ci sono. Non saranno le migliaia di Carmine Antonio, ma qualche decina sicuramente. Ma è possibile che proprio noi non li dobbiamo vedere? Con l'aiuto di due dipendenti del parco prepariamo un appostamento ben decisi a far cadere il plantigrado nel campo dei nostri obiettivi. In una radura, dove sono state trovate tracce recenti dell'orso, facciamo piantare in terra una testa di pecora e vari appetitosi pezzi di carne. Noi, lontani e sottovento, ci appostiamo con due macchine da presa armate di teleobiettivi e aspettiamo nel più completo silenzio. Ecco, qualcosa si muove nella penombra. Ma che cos'è? Un cane? Un orso non è di certo. Eccolo, è un lupacchiotto. Beh, non è proprio quello che ci aspettavamo, ma forse è ancora più straordinario vedere dei lupi in pieno giorno. Sono cuccioli. Hanno sentito l'odore della carne, ma non hanno ancora coraggio di farsi avanti. È anche probabile che la madre dal bosco tenti di richiamarli indietro. Ma non c'è niente da fare, l'odore della pecora è più forte della paura. Ogni tanto un'occhiata al bosco, ma la madre non viene fuori. La immaginiamo poco lontano, nascosta, mentre osserva ansiosa i tre piccoli che sono sfuggiti al suo controllo. Forse non ci ha visto, ma secoli di cacce, trappole, agguati da parte dei pastori hanno insegnato la prudenza e la paura a queste bestie che hanno quasi un sesto senso per il pericolo. In Abruzzo tutti odiano questa povera bestia, perseguitata da una fame antica. E le guardie stesse gli danno la caccia nell'interno del parco con trappole e bocconi avvelenati. E questa ci sembra una grossa incongruenza in una istituzione del genere. Il parco dovrebbe assicurare la protezione completa a tutte le specie animali, lasciarle nascere e morire, mangiare ed essere mangiate in piena libertà, secondo le leggi eterne della natura. Questo è l'aspetto più bello e più puro di un parco nazionale. Ma dietro la stupenda facciata della Camosciara ci sono mille pericoli che minacciano questa istituzione da ogni lato e ne mettono in dubbio la stessa esistenza. Che speranze ha lei, direttore? Noi abbiamo fede nel parco
e continueremo a lottare per la sua conservazione, perché i nostri camosci, i nostri orsi possano sentirsi ancora qui tutelati nei loro estremi rifugi, perché questo parco si renda veramente utile anche alle popolazioni sul piano del loro avvenire economico. Continueremo a lottare per questa testimonianza di civiltà della nostra Italia tra le nazioni che nel mondo intero si preoccupano della conservazione, della protezione della natura. Una testimonianza di civiltà. Proprio così. Attraverso tutte le difficoltà, il Parco d'Abruzzo sta cercando di diventare una testimonianza di civiltà, di coscienza naturalistica, di amore e di rispetto per le bellezze del paesaggio e per i beni che la natura vi ha elargito. Ma la strada è lunga. Situato in una zona bellissima, ma dove l'amore per la natura non è certo molto sviluppato, il parco deve accontentarsi di vivacchiare, di esistere. Di notte, sul Petroso, sulla Meta, sulla Camosciara, sul Monte Amaro, si accendono i fuochi del bivacco delle guardie del parco. Pochi uomini, mal pagati, vigilano su animali rari e preziosi e mantengono viva la fiamma del rispetto e dell'amore per la natura.